La tecnica della lingua per lo staccato. Bisogna capire che ci sono due tecniche diverse, due concetti diversi di eseguire lo staccato e quindi di mettere in azione la nostra lingua. Il primo staccato può essere ottenuto considerando che la lingua deve unicamente interrompere il flusso dell'aria, in questo modo. In questo caso noi dobbiamo utilizzare la lingua con movimenti molto delicati, molto corti, diciamo così, e quindi possiamo ottenere uno staccato leggero. È un po' come quando il violinista suona staccato, produce lo staccato poggiando l'arco sempre sulla corda. Ecco, questo è uno staccato in cui la lingua si limita ad interrompere il flusso dell'aria. Possiamo avere anche una tecnica diversa, cioè quando la lingua non si limita a interrompere il flusso dell'aria, ma spinge l'aria dentro lo strumento. In questo modo noi otterremo uno staccato molto più duro, molto più energico, molto più presente. Questi sono i due principali concetti di tecnica di utilizzo della lingua per produrre lo staccato. Nelle prossime video lezioni parleremo invece dei vari tipi di staccato, perché non sono soltanto il semplice T o D e il doppio tic 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 tic, ma ce ne sono veramente tantissimi, ognuno con una propria specifica funzione. Grazie.